Buone feste a tutti ragazzi, e per festeggiare questo Natale non c'era null'altro che mi è venuto in mente a parte The Binding of Isaac Rebirth. L'ho appena acquistato. Dunque, ho già sistemato le impostazioni e possiamo usare solamente Isaac. Quindi via. C'è anche la difficoltà. Posso usare il mouse? Oddio. Oddio no. Non posso sparare col mouse. Devo abituarmi con le freccette. Spero che il frame rate non mi dia problemi. Ok, sta andando bene. Lì però c'è la stanza power up. La grafica è molto rudimentale, però con i... No, cioè, però la grafica è così per scelta, ragazzi, eh. Loro potevano anche farlo così. Ma dato che questo è un remake, tra l'altro le animazioni sono fatte da Dio. Oddio. Oddio, mi devo abituare. Oddio, mi devo abituare. Oddio, mi devo abituare. Adesso io per sparare così, ok, però quando devo sparare dagli altri lati, devo spostare le dita. Ed è una cosa qui. Che cazzo sono? Che cazzo sono sti cosi? Oddio. È bellissima l'animazione di quando esplodono. Beh, ragazzi, io ho visto dei video di Northern Lion prima di comprarlo, e vi assicuro che ne vale la pena. È un remake di Isaac, ha davvero tantissimi, molti in più power up. Tra l'altro, due bombe avrei potuto anche... Questo qui, mostro, normale. Oddio. Uccidiamo questi due prima che loro uccidano me. I suoni sono migliorati. Infatti adesso anche i suoni dei mulligan. Piuttosto, perché non esplodete mulligan addosso a un mostro? Merda, sono esplosi e sono diventati mosche. Ok, ok. Le freccette non sono malvagie. Perfetto. Bene. Mi fa piacere che le frecce non tentino di uccidermi. E oddio. Avrei dovuto abituarmi da prima. Ma tra l'altro i colpi di monstro non mi hanno mai presi. Magari Massimo mi ha preso lui a corpo. Però i suoi colpi mai. Mi piace abbastanza questo Isaac. Anche se non si possiamo più avere la vita infinita. Cioè la vita finisce quando finisce le due barre di cuori. La mappa non so come si vede. Cioè, non so come si mette a schermo intero, insomma. M? No. La scatola. Bene. Vedi, ragazzi, alcuni dei power-up sono rimasti. Balls of Steel, perfetto. Ah, tra l'altro non abbiamo preso il cancro. Per adesso non c'è nulla di nuovo. Vediamo un pochino questo trocco che cos'è. L'imperatore, no. Per adesso nulla di nuovo. Abbiamo due bombe, quindi... Cosa ho fatto? Ho premuto Q e ho usato l'imperatore, no. Quindi se premo Q adesso... Con Q sì, io. Era già da prima che con Q sì. Ah, sì, giusto. Con Q le pillole e i tarocchi. Giusto, giustissimo. Perdonate la mia ignoranza. Direi che è stata un'ottima mossa, ce ne siamo usciti anche più forti di prima. Ma la soundtrack è finita e mi dispiace tanto. Vediamo un pochino se... No, voglio la stanza segreta io. Dato che ho così tanti cuori, andiamo anche nella stanza maledetta. Ok, direi che... dobbiamo fare una cosa. No, non è qui la stanza segreta, perfetto, andiamocene. Direi che mi piace molto il frame rate, che è aumentato tantissimo. E spero che a voi si veda bene. Dovrei attivare il perfect video match, accidenti. Adesso vediamo un pochino come si vede. Perché il suono è finito? Ah, ho premuto M. Con M si toglie il suono. Mute, giusto, mute. Me l'ero scordato, mute. Quando nei giochi prendono tutto troppo alla lettera. Ok, squallida. Però se non l'avete capito è perché avevo premuto la M. La M è una lettera con cui inizia mute. E non so come sto evitando tutte queste cose. Sembro un
Non so che cosa sembro. Tra l'altro guardate le stanze più grandi, sono fantastiche. È bellissimo che spawnino stanze così grandi. Ah, c'è anche il multiplayer, sapete? E non so come si gioca in multiplayer in realtà. Non lo so. Non so per niente. Non so assolutamente niente. Che cos'è? Vitrifica. La cacca vitrificata. Dicono che porti fortuna. Ma io mi tengo il mio cancro. Ah, ecco la nostra prima presa di danno nel gioco. E bene. Mi fa piacere tutto questo frame rate altissimo. E benissimo. Sto anche giocando in full screen e la cosa è fantastica. Perché penso sia stato implementato che non ci fosse fino dall'inizio. Ma non lo so, eh. Le animazioni sono qualcosa di fantastico. Guardate la cacca come si distrugge bene. Ok. È un po'... Vabbè, non ci facciamo caso. Scusate la mia tosse, ma non avrei neanche dovuto fare sto video. In realtà sto malissimo. Sono tipo malatissimo. Oh merda. Mi ricordo questo coso, ma sparava lacrime bianche l'ultima volta. Non so cosa sia. Ho una chiave, quindi entriamo qui dentro. Che cosa sei? Lens contact. Oh, bene. L'ho visto da Northern Lion nei primi episodi. Devo smettere di fare pubblicità a Northern Lion. Ah, 15 centesimi, ottimo. Quella è la macchina per le donazioni, diciamo, sì. Se io ti faccio esplodere a te. Niente, perfetto. Questa è la macchina per le donazioni. Possiamo decidere di donargli dei soldi. Anzi, è già rotta, perfetto. Così il negozio diventa migliore. Doniamo dei soldi per far diventare il negozio un negozio migliore. Adesso però è più improbabile sapere dove si trova la stanza segreta, perché cioè è un po' difficile capirlo. Oh merda. Ma tipo queste lacrime che effetto hanno? Sono solo più grosse, basta. Vabbè, mi piace. Cioè tipo tutte queste. Tipo ad esempio c'è l'Ray Junior accompagnato da questo coso che carica. Che carica addosso a noi. Non mi piace. No che non mi piace. Mi faccio un cavolo di danno. Ah, ma io devo far danno all'Ray Junior. Qualcosa è solo uno scheletro. Uno stupido scherzo. Ok, l'Ray Junior muori. Perfetto, lui è morto. Come l... Lo sapevo che era solamente uno scheletro che non prendeva danno. Lo stavo colpendo lui a vuoto, tra l'altro. Io ero concentrato su di lui perché pensavo fosse più pericoloso e quindi volevo ucciderlo per prima. Ma a quanto pare è stato tutta fatica sprecata. Non piangere sul latte versato. Ok, questa anche era stata pessima. Buon Natale anche a voi. E felice anno nuovo. Non so quando finirà di caricare questo episodio. Probabilmente tra mille e mila anni. Va bene. Il dente di mostro è apparso nel basement. Ottimo. E mi fa piacere che qui c'è un alt up, perché qui c'è la stanza di Satana. E che cos'è questo? Spirito lavoro Babylon. Vabbè, perché no. Cursed up. È la testa del gioco precedente. Ovvero quando rimaniamo a mezzo cuore ci trasformiamo in un demone. Potrà tornarci utile. Sembra abbastanza veloce questa run. Sembra una run, tra l'altro. Ok, niente, per fortuna. Oh merda, una troll bomb. Non riconosco mai le troll bomb da quelle normali in questo gioco. Fortunatamente le arene sono facili. Sembra più semplice questo gioco. Se uno si è abituato ad Isaac. No, è più semplice perché non sto usando più quel cavolo di mouse. Fortunatamente non si può usare più il mouse. Che bello. Almeno così mi devo abituare così. Che bello. Però ragazzi, ho visto il cuore di mamma. Io ho visto il cuore di mamma. Ho visto che cosa è capace di fare. Non voglio immaginare It Lives. Veramente l'ho immaginato già. L'ho già visto in un video di Northern Lion. E oddio. Devo smettere di guardare i video di Northern Lion.
Ah, uno alla volta, cazzo. Un coglione alla volta che mi spari. Ma la smettete. Ah, devo... Ma porchi cosi. Porchi teschi. Ah, tipo se mi metto qui posso schivare i tuoi colpi facilmente e ti posso colpire, perfetto, quando ti apri. Ok, ma ho bisogno di damage up. Non faccio un cavolo di danno. Ah, dai, per favore, muori. Muori anche te. Ah, tipo le mie lacrime... Ti interrompo le tue... No. Non so se è il contatto proprio una nuova specialità. Cioè una nuova cosa, una nuova... Fusures aggiunta. Basta, ti prego, grazie. Ho perso tutti i miei cuori di fede per qualcosa che neanche valeva la pena. Peccato, ma vabbè. Oh merda. Spero che questi cosi non possano girarsi, invece possono, perché quello a sinistra l'ha appena fatto. E anche questo. Ah. Stava per colpirmi quel coso. E scusate ancora la tosse. Sto per andare nel fuoco. Ho rischiato più volte di andare in questo cavolo di fuoco. Lo schermo del mio PC sembra enorme con questo coso grande. Ah, Action mi segna 25 fps costanti, ma io mi rilevo molto molto di più. Ecco perché non Outer Lion li carica in 60 fps, perché ci vanno in 60 fps. Ah, tipo, mi potete colpire, pensavo fosse solamente di sfondo. Sullo sfondo voi. Ok, perfetto. Posso tipo... in qualche modo... Vabbè. Tanto non lo potrei prendere comunque. Power up super potente qui. Vi giuro che non ho mai visto questa cosa in vita mia. Sembra una foglia di Drowned Leaf. Unbreaking. Oddio. Ah, ho usato la cacca. Sì, perfetto. Ah, oddio, io... È la coda di Super Mario. Sì, ecco perché me la ricordavo. Non so cosa ci faccia qui. Non so che cosa faccio questa cosa. Oddio, meglio che... Voglio andarmi a informare. Voglio andarmi a informare che cosa fa questa cosa. Fermi un attimo. Fermi tutti. Aspettate lì un secondo. Wow, wow, wow. Ragazzi, siamo indistruttibili. Cioè, diventiamo di pietra. Se non ci muoviamo per un po', guardate, non possiamo prendere danno, siamo indistruttibili. Pum. Oddio, 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 oddio. Questi qua caricano. Si incazzano sti cosi. Oddio, si incazzano, non vi incazzate. Morite prima però. Cioè, avete visto che cosa tenera? Cioè, non ho controllato le sinergie per non, per non spoilerarmi il gioco. Ecco. Ho visto della merda, cioè della merda. Oh merda. Ho paura di questa merda. Non fate troppo le merde, vi prego. Sarebbe inutile adesso. Ok, ho ucciso uno. Mi occupo dopo delle merde. No. What a horrible night to have a curse, no? Lo sapevo. Beh ragazzi, adesso controllo il video quanto è venuto e poi vedo se è il caso di riprovare. E beh, decisamente non è durato niente il video. Ripartiamo e vediamo un pochino di farcela. Non dovrebbe durare troppo il primo episodio, ma a quanto pare. Ah, se ho deciso alla fine di non montarli insieme questi due video, questo è The Binding of Isaac Rebirth. Buone feste a tutti e... ho la tosse. L'ho comprato da poco. Oddio, ho preso un fungo, non ho visto che cosa fa. Mi aumenta le lacrime e... Basta? Ok. Oh, sono una mitraglietta, perfetto. Venite fuori da lì, venite fuori da lì, venite fuori da lì, venite fuori da lì. Ok, state lì dentro, state lì dentro, state lì dentro. Venite fuori, venite fuori, venite fuori. Venite qui. Venite qui. Venite qui. Venite qui. Mi fate venire la tentazione di piazzare la bomba che ho.
Dai, vieni qui. La bomba che ho. Perfetto. Potevo anche sprecarcela. Comunque osservate le mie distanze con quanto sono grandi. No, ok. Devo aggiungere il video. Non voglio rispiegare tutto. Spiegare poi, non ho spiegato niente. Andiamo velocissimi e credo sia colpa del fungo. Tanto il power up ce l'abbiamo presa. Quindi direi di andare direttamente dal boss. Duke of Flies, ok, dovrebbe andare via abbastanza giù, velocemente. Minchia, sono grandissime le sue mosche. Vai giù per favore, vai giù. Quanto mi piacciono le animazioni, le hanno fatte davvero bene. Ecco che è schiattato. 8 ball, un altro tears up. Ah no, un shot speed up. Perfetto. E un tarocco, l'imperatrice. Almeno adesso quando raccogliamo i power up non dobbiamo stare fermi. Bene, direi di... Che cosa posso fare? Di giù che c'è? La... Una stanza... Ah, ok. Perfetto. Devo memorizzarmi i cosi della mappa. Tra l'altro non so il comando come si apre tutta quanta la mappa. Ce n'è uno, lo so. L'ho visto in una tornaio, ma devo smettere di nominarlo. Sorrimi. Cioè, scusatemi. No, direi di saltarle queste scene che non ci interessano. Poi se volete, volete vedere. Io dovrei liberarvi. Io dovrei liberarvi. Va bene. Basta che non uccidete voi me. Ah, tipo io posso mettermi in fila qui e aspettare che muoiate voi. Sì, però, ok, mi stavo mettendo in trappola. Oh no, 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 no. Lo shot speed, cioè il tears up si fa sentire, eh? Oddio, sto per farmi colpire. Oddio. Spero che non faccia un danno se mi prende. Ok, perfetto, una pillola. Una pillola di 48 ore di energia, perfetto. Che non ho però oggetti utilizzabili, quindi niente. Praticamente ragazzi, quello mi ricarica l'oggetto utilizzabile di tutto e mi dà anche una batteria o due alcune volte. Fermi tutti, qui c'è una roccia tinta. È difficile distinguerle, però è fantastico. Ho bisogno di tre chiavi adesso. Tre perché ho visto l'attanto il power up. Sono fantastici i loro suoni. Ok, tu cosa sei? Lockdown, non penso sia tanto un problema quanto le chiavi che ci servono. Mi droppi una chiave, anche due per favore. Sto parlando con il piano, ragazzi, non mi interrompete. Cioè, è la stanza. Per favore, vieni qui. Vaffanculo. Ah, vabbè. Ottimo. Avrei voluto ci fossero... Questa è una roccia tinta. Non lo so, devo vedere. Oh, figo. Normale che vuole vedere rocce, non è una roccia normale. Stavo per sprecargli una bomba. Però è davvero fantastico. Il mouse mi ostacola. Non capivo quanto il mouse mi ostacolasse. Le freccette sono davvero molto molto meglio. Ok, combattiamo un mostro senza power up. Vorrei che mi droppi di nuovo la scatola, così almeno io posso, insomma aprire la stanza del power up. La stanza del power up è la priorità. Ok. Perfetto. Ok, stavo per farmi colpire. Ok, di nuovo. E un'altra volta. Mi sono fatto colpire da un colpo di mostro, non era mai successo. Oh cavolo, sto perdendo colpi. Ok, ok, sparami. Sparami, forza. Vomitami addosso il tuo sangue, le tue budella, il tuo cervello. Quello che ne rimane almeno. Vorrei sapere la storia di mostro, come si è formato un essere così. E questo che cosa sei? Look up. HP più tears up.
Non ho capito. Ranged è un range down. Ah, mi ha aumentato. Vabbè, mi ha aumentato la vita a me, basta. Però vorrei una chiave. Vorrei tanto una piccola chiave. Tanto, tanto una piccola chiave. Una sola. Una sola chiave. Una sola chiave. Non fatevi odiare. So che vi odierò, ma non fatevelo fare. Una piccola chiave. Una sola. Forza, una sola chiave, vi sto chiedendo. Vieni qui, vieni qui. Ah, grazie. Stavo antipatico, ma va bene. Va benissimo. Metto la chiave, aprirò la stanza del power up, dove dentro ci sarà qualcosa di magnifico. Lo scapolo. Vabbè, meglio di niente. Meglio di niente. Comunque sono Isaac, eh. Mi raccomando. Poi nella prima partita abbiamo solo Isaac. E adesso siamo più giù. Bene. Mi piace relativamente il fatto di quando cambia la. L'effetto di quando cambia piano. Sembra, fa molto tipo GameCube. Ok, la stavo per usare. Fortunatamente non l'ho fatto. La macchina per le donazioni del sangue. Oddio no. Oddio no, tutti quanti insieme no. Non tutti insieme, vi prego, una alla volta. Vi prego, non mi sparate così in tanti. Vi prego, non mi sparate così in tanti. Vi prego, non mi sparate così in tanti. Ok, devo fare una cortina di. Non mi annulla. Ok, i miei proiettili non annullano loro. Quindi è una cosa molto cattiva. Sinistro, destra, sinistra. lì c'è un'arena. Ok, intanto spara come una macchinetta. Colpi incredibilmente veloci. E ho il raggio però infinitamente poco. Sì, però è anche il danno infinitamente poco. Per favore, ti uccidi, grazie. Oddio. Oddio. Oddio no, questi cosi. Oddio no, questi cosi. Oddio, non questi cosi. Oddio, non questi cosi. Isaac ha la voce più realistica, credo. 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 Non voglio farmi uccidere da voi. Non voglio farmi uccidere da voi. Ecco lo scapolar che è attivato. Uso l'imperatrice. Ne ho bisogno. Muori. Ti prego, muori. Muori, muori, muori. Muori in fretta. Muori in fretta, muori in fretta. È morto. È morto in fretta. E mi ha anche droppato un cuore. Cuore che mi salverà la vita. Ok. Ok, ok, ok. Calmi, calmissimi, calmissimi. Non sono per niente calmo. Odio questa stanza. Vorrei il multiplayer. Adesso sì che mi salverebbe il culo. Almeno si dividerebbero questi cosi stronzi. Come ho fatto a non prendere niente di danno? Non ne ho idea. Non me lo chiedete perché non vi risponderò. E sarò molto scortese anche nella vostra, nella risposta. Oddio, che cazzo sto dicendo? Non lo so. Non mi ascolto quando parlo, fantastico, perché sono troppo impegnato. Voi non smettete neanche di sparare, voi. Cioè, che gentilezza. Non ho una chiave. Non ho una chiave ed è un problema. Mi servono cuori. Andiamo a sinistra. Perché non ci sono ancora andato. Oddio, che cosa sei? Rivelati al mondo, essere immondo. Oddio. Ok, un cuore. Mi ha droppato un cuore, quindi era un essere cattivo. No, era buono. Merda intrappolata tra i suoi simili. Merda viva. Ma che siamo? In Italia? Che cazzo? Dai, almeno in Isaac. La storia è sempre la stessa, mi raccomando. È un remake, ma la storia è sempre la stessa. È un remake, ma la storia è sempre la stessa. È ovvio che la storia sia sempre la stessa. Ma che cazzo dici? Boom! Sono un po'. Non mi calare di frame, per favore. Non mi calare di frame, per favore.
Questo adesso mi ammazza, questo adesso mi ammazza. Non mi ammazzare. Ti prego, piccola pustola, non mi ammazzare. Una cesta con dentro, sì, una chiave. Comunque vedrò la stanza del power up. E dentro ci sarà, come al solito, un power up inutile. Vogliamo vedere. Quanto è bello il segno della merda lasciato a terra. Dovrei smetterli di romperla, tanto ci trovo un cazzo sempre. Vabbè, passiamo per di qua. Ah, vuoi sparare sempre, sì, certo. Il libro delle ombre. Temporaneamente invincibile. Posso usarlo? Era su questo piano che c'era la macchinetta per le donazioni? No, sul piano scorso. Dunque, dovrei andare a sinistra. Perfetto. Perfetto. Mi fa molto molto piacere. Lo volevo quel centesimo, arrivo 5. C'è il boss dopo questa stanza? No, è una stanza inutile. Una stanza inutile che mi farà uccidere. Oh merda, perché ho deciso di giocare a questo gioco? Vabbè, sembra meglio di Five Nights at Freddy's 2 o l'1. Vabbè. Potete morire. Fanculo. Fanculo, non volete morire? Ho solo il libro delle ombre perché non ce la facevo più. Ok. I got it. Oh no 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 no. Sai, caro lardone decapitato, io questo è quasi decapitato, ancora un po' di spina dorsale. Perfetto. Avrei potuto andare di qui e avrei risparmiato un sacco di strada. Mega Man. Ma che cazzo? Mega Man. Questo è Mega Man. No, ma proprio Mega Man. Lo ammazzerò con il libro delle ombre. Ok, ti ammazzo con il libro delle ombre perché non so più che fare. E con le bombe. Oh merda, ho preso danno. No, muori. Muori Mega Man. Ok, crepato. Crepa anche tu. Ho usato il libro delle ombre più volte perché, insomma, si è visto che stavo leggermente crepando. Penso di sì, quindi scendiamo. Non vedo l'ora che inizi anche sì, il suo gameplay di The Binding of Isaac Rebirth. Mi piace troppo quello youtuber. Ha stile. Sa come fare un commentary. Beh, modestamente da parte sua. Oh, fantastico, perfetto. Mi dai qualche cuore da... Ti prego, dammi i cuori così. Il gioco come ai vecchi tempi alla macchinetta per le donazioni. Che mi devi dare lo stesso la... Eevee Bag, perché ancora devo sbloccarla la cosa per... Oh, grazie dei soldi. Cuori, grazie. Ah, dai, su. Qua. Perfetto. No, no, non farti esplodere. Cos'è? Broken magnet. Kinda work. Funziona a volte, credo. Forza, forza. Pillola e moneta, grazie. Cuore, grazie. La pillola è un tears down, no. Dai. 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 Fuori, dai, fuori. 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 Muori. Forza. Ok. Funziona abbastanza. Almeno ho recuperato tutta la vita. Volevo donare anche qualcosa di sangue, ma non avevo io il sangue, quindi. Sì, prima di tutto devo esplodere qui. Morite voi. Perfetto, uno è morto. Anche se avrei potuto risparmiarlo. C'è la bomba, non lui. Morite, dai. Ok.
così vado al piano successivo, uccido mamma e tutti siamo più felici e contenti. È un mezzo magnete questo, mi piace, è carino. Vorrei anche che i miei colpi attraversassero. Non si nota lo speed, il tears down, anzi a me sembra un tears up, secondo il mio modesto parere, anche se non interessa a nessuno. Ok, chiave, giusto quello che mi serviva e non l'ho chiesta neanche. Cos'è Poseidon? No, Aquarius. Ah, perfetto. Loro fanno sangue, io faccio acqua. Passate sulla mia acqua, maledetti. Crepate così. Tra l'altro loro si muovono solamente in nelle quattro direzioni. Non si muovono in diagonale, cioè. Mi piace. Sono nemici molto molto deboli. Bombe mosche. Ma che cazzo, giusto su di me dovete venire. Ma giusto su di me dovete venire. Ci sono tante angolazioni in cui potete esplodere. Ok, due. Ok, esplosa. Manchi solo tu. Raggiungi i tuoi compagni, su. Troll bomb, ci mancava, come se non ci fossero abbastanza danni da esplosioni qui. Ah, cuore, grazie. Il gioco almeno mi vuole bene. Gioco, se è vero che mi vuoi bene, dimmelo, ti prego, adesso, ne ho bisogno. Gioco, ne ho bisogno adesso. Perfetto, grazie, anch'io ti voglio bene. Anche se ci conosciamo, no, merda. Quei cosi li odio, quei cosi che si aprono a, con la... Ecco, tu. Esattamente, tu, ti odio. Ti odio perché sei uno scheletro. Cioè sei un teschio che si muove, non dovrebbe muoversi. È già tanto che quei cosi si muovevano. Però non capisco con che fisica, cioè con che anatomia dovresti, che anatomia dovresti avere per allungarti il collo così. A volte McQueen, pensavo toppasse sempre cuori quel coso. Ah, adesso cosa faccio? Muoio? No, non morirò. Io non morirò. Per la gioia dei miei telespettatori, io non morirò. Ok, lo scapular mi ha aiutato. Yeah, I don't die. Ah, avevo scordato il libro delle ombre. Tu ho due chiavi. Mi scusi, scusatemi. Scusatemi davvero tanto, sinceramente, vorrei uccidere almeno uno di voi. Uno di voi, grazie. Un altro di voi. Un altro di voi. Vorrei uccidere anche il ciccione di voi, grazie. Ok, lo scapular che avevo criticato all'inizio ci ha salvato il culo. E non una sola volta. Nella stanza di power up ci siamo andati, eh? Sembra di sì. Bene. Bene. Almeno una pillola. Ah, lui giusto, tu passi sulla mia acqua. E crepi così. Ah, giusto, c'è la merda. Allora, qui c'è una pillola che è feromoni. Grazie, io non so davvero cosa dire. Ah, spero che ci sia la stanza segreta. Grazie. So che la stanza segreta rimane aperta. Direi di andare al negozio. Andiamo al negozio. Pium, pium. Guardate come sfrecciamo da una stanza all'altra. Pium, pium. Uffa, odio le stanze dove devi fare per forza così per camminare. Questo è un negozio però. Haha. Tu che cosa sei? Champion. Cinture dei campioni. Ottimo. E tu li doniamo. 1, 2, 3, 4, rompiti. No. Quei soldi poi ci serviranno per aumentare di livello il negozio. Oppure per darcele noi nelle prossime partite. Perché piazzando una bomba vicino a quella macchina esploderà e ci darà un po' di soldi. Cioè non esploderà. Libro delle ombre addosso con le bombe. Merda, ho finito già il libro delle ombre.
Oh merda. Ok, Gordy è un po' complicato da combattere così. Ok, ce la posso fare io. Ok, l'ho previsto. E adesso morirai. Perfetto. Fantastico. Ah, Little Chubby, non morirmi. Ok, range up. Mi sono visto la morte in faccia. Che vuoi tu? Non ho già sofferto abbastanza. Libro di Belial o il volo? No, grazie. No, 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 guarda. Sto già per morire io di mio. Il libro delle ombre mi serve. Quindi andiamo giù. E la parrucca di Maggie però mi deridono perché... Perché boh. Intanto io non vi dico la mia versione. Oh merda, no. Dicono no, i cose che mi attraggono. No, perché mi dovete sparare? Sembrate dei Pokémon, voi lo sapete? Quel Pokémon lì arancione con col teschio in testa e l'osso, non mi ricordo come si chiama. Ed è strano perché di solito conosco tutti i Pokémon. Sono un fanatico di Pokémon. Beh, insomma, non fanatico proprio. Ma vabbè. Ah, funziona solamente con i soldi, quindi... Aia. Oh mio Dio. Ah, le hanno fatte più grandi le vagine. Perfetto. Non uccidetemi tutti insieme, per favore. Uccidetemi uno alla volta e siate clementi. Ok, uccidimi. Ti ho ucciso prima io. Haha. Tipo... Ah, ok, perfetto. Queste sono tipo rocce più basse che noi non possiamo passare, ma i nostri colpi sì. Oddio, questi cosi sono invulnerabili. Girano per la stanza e non muoiono finché non uccidiamo tutti i nemici. E le loro animazioni sono fantastiche. No, questi qui sono i nemici che odio. Scompaiono e dobbiamo aspettare che riappaiono da qualche parte ad ucciderci. Il bello è che se appaiono per sputare in una direzione, sputano solo in quella direzione. Anche se noi ci spostiamo. E quindi è abbastanza bello. Perfetto, uccisi? Ah, ce ne manca uno. Erano quattro. Mi uccidi, grazie. Perfetto, chiave. Ho bisogno della stanza del power up. Ciao ragnetto, quanto è che... Devo stare molto attento a questi cosi perché potrebbero farmi il culo. Potrebbe farmi il culo uno mentre ammazzo l'altro. Perfetto. Non mi sento di andare dal boss così perché il boss di questi piani è molto serio. Dunque, è un gioco molto difficile. E non vedo l'ora di sapere come si faccia il multiplayer. Perché, ok, usiamolo va. Ci vuole una bomba qua, che non ha preso nessuno. E continua a non prendere nessuno. Ah, ma questi cosi prendono danno allora. Ah, ok, per fortunatamente ho ucciso la larva prima che ci andassi incontro. È stata una cosa bella. Oddio, non mi ammazzare. Non uccidetemi, per favore. Per favore, ve lo chiedo. Sono già in procinto di morire. Stanza inutile. E spero di non prenderci danno. Ti prego, muori. Muori in fretta. Non so se questi erano nemici che c'erano già. Forse sono i mulligan. Oddio. Si è trasformato in quell'altro essere. Non so perché. Si è evoluto. E io sto per essere picchiato a sangue. Oddio. Oddio. Ah, è stata una bella partita. Ciao a tutti. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento, mi piace. Anche sulla pagina di Facebook, come ogni video nelle scritte. Non so perché faccio la fine sempre alla FaviJ, ma ciao a tutti ragazzi.